la rotonda di San Tomé, almeno San Bartolomeo, Bergamo. Chiesa romanica con annesso quello che nel 1000 era un monastero. Oggi la zona di Bergamo, che Plinio nei primi decenni del cristianesimo definì un borgo posto all'estremità dell'Italia, è un territorio ricco di insediamenti religiosi romanici di grande pregio. La rotonda di San Tomé è collocata all'apice del prezioso elenco culturale dell'Agro di Bergamo. Dedicata a San Tommaso, la pieve nel terzo millennio riesce ancora a parlare di sacro all'uomo poco avvezzo a porsi domande esistenziali. San Tomé, gioiello romanico della Val Brembana, bagnata dal fiume Brembo, nome che mette insieme storia e leggenda per raccontare l'origine del nome. Nel 390 a.C. i romani, per vendicare una sconfitta subita dal condottiero gallo Brenno, arrivarono nel nord di Italia, dove intanto i Galli si erano stanziati. Il console Tito Manlio, arrivato al comando dell'esercito romano, si batté in duello con il gallo Brenno e lo sconfisse. Il gallo Brenno, gonfio di tante vittorie nella penisola italica, non accettò la resa, troppo umiliante, e decise di morire annegando nel fiume che, in suo onore o disonore, prese il nome di Brembo. E questa parte è leggenda.